Bisogna scegliere le priorità, bisogna individuare gli asset strategici non di un territorio, neanche di un sistema paese, ma di un sistema europeo, e su quello concentrare le risorse e investire. Ma la legge 84-94 è già sorpassata, signor Ministro, oppure ha bisogno di un aggiornamento ancora? Beh, mi sembra che sia nel titolo della legge, 84-94, siamo nel 2013, cioè, pensate che cosa è successo dal 94 al 2013. E per il momento, adesso il prossimo mese, dobbiamo passare non a imporre, io non ho declinato, ma a comprendere, a capire se le commissioni, prendiamo il buono del lavoro che si sta facendo sia al Senato che alla Camera, a supporti, e il sistema regionale comprende e condivide questa sfida, questa impostazione generale, allora ci vorrà poco a declinare cosa vuol dire questa impostazione generale e come attuarla. I porti versano 13 miliardi di euro nelle casse dello Stato, ma al di là delle cose che abbiamo sempre sentito, noi stiamo cercando di portare avanti come associazione una politica totalmente nuova, quella di dire innanzitutto il ruolo delle autorità portuali non può essere più fermo a ciò che fu stabilito nel 1994, sono delle vere e proprie autorità della logistica, mi sembra che il Ministro oggi lo abbia confermato, dovranno accentrare il loro ruolo, quindi svolgere un ruolo che gli consenta insomma di portare avanti quella politica industriale che va e infrastrutturale, che è una conseguente risposta a quelle che sono le esigenze del mercato. È chiaro che di fronte abbiamo una sfida oggettivamente molto complicata, perché i tempi non esistono più, i processi di democratizzazione nel Nord Africa in questa fase ci stanno aiutando, ma certamente, ahimè, ci stanno aiutando perché certamente non sono piacevoli da osservare, ma se non corriamo, se non realizziamo nuove infrastrutture, se non adeguiamo le infrastrutture esistenti a quelle che sono le esigenze del mercato, rischiamo di perdere la nostra scommessa e di veder diminuire quei 13 miliardi di euro che invece potrebbero tranquillamente crescere nei prossimi anni.